Benvenuti al telegiornale di LTV. Il sindaco Pepe ha nominato i tre nuovi assessori che sostituiscono Luigi Abate, Luigi Scarinzi ed Emilia Macauro. Si tratta di Enrico Castillo all'ambiente, Umberto Panunzio ai servizi sociali e Maria Iere alla mobilità. Entrano in consiglio comunale Gennaro Caputo e uno tra Giovanni Zarro, attuale presidente Samte, e Mirko Francesca, attuale presidente della MTS. Auguri da parte del PD cittadino. Sono 52 i consiglieri regionali indagati in Campania nell'ambito dell'inchiesta su presunte irregolarità nell'erogazione dei rimborsi. I finanzieri hanno notificato gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari. Si ipotizzano reati di peculato e truffa. Tra i destinatari anche il sottosegretario PD Umberto Del Basso De Caro e i senatori Domenico Desiano, coordinatore regionale di Forza Italia, ed Eva Longo, componente del gruppo di Forza Italia a Palazzo Madama. Non è indagato invece il presidente della regione Campania Stefano Caldoro. Tra i destinatari figurano anche tre fornitori di ricevute ritenute irregolari, quindi gli indagati sono in tutto 55. Lega Italiana Lotta Tumori, sezione provinciale di Benevento, la nostra visita. Siamo a Benevento, nella sede della LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, sezione provinciale di Benevento in via Martiri d'Ungheria 21. Allora, siamo con il presidente provinciale, le attività, ricordiamo un po' le attività per i cittadini qui alla LILT. L'attività della LILT è nel campo oncologico, la prevenzione, il screening per quanto riguarda sottoporre le pazienti a tutte le visite e per evitare che questa maledetta malattia possa insorgere in situazione abbastanza anomala. E qui possono essere sottoposte a visite preventive, ecografia ginecologica, ecografia al seno, ecografia all'addome, ecografia alla tiroide, visite dermatologiche, visite consulenza nutrizionale e visite logopedia per quanto riguarda la riabilitazione del malato oncologico. Quindi prevenzione e diagnosi precoce sono le cose più importanti che ci sono. Ecco, poi c'è una nuova iniziativa che lancia la LILT provinciale, è la Card Vita. Di cosa si tratta? Allora, questa Card Vita, che è un protocollo d'intesa che è stato firmato con l'azienda Selea, è per far sì che la cittadinanza su tutti i territori provinciali venga a conoscenza di quello che fa la LILT, maggiore in più di quello che già diamo, e far sì che le pazienti che automaticamente cioè vengono a contatto con questa card, nei negozi dove questi negozi verranno esposti alla vetrofonia, dove dice attività amica di LILT, potranno avere degli sconti sui prodotti, di sconti lassù. Ecco, io vi voglio leggere questi vantaggi della Card Vita della LILT, quindi contribuire e divenire socio della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, e ancora la possibilità di accedere a prestazioni mediche presso l'ambulatorio LILT qui provinciale, gli ambulatori della LILT di Benevento, con tariffe vantaggiose, e ancora sconti sugli acquisti effettuati in tutti i negozi che aderiscono, i negozi amici della LILT. Non solo, ma i pazienti potranno usufruire di uno sconto del 10% sulle tariffe già di per sé vantaggiose, perché noi siamo un ente non profit e quindi automaticamente il nostro scopo è quello di curare le persone e non di tartassarle eventualmente con i costi. Comunque, per tutte le informazioni c'è il sito della LILT provinciale www.liltbn.it oppure telefono 0824 31 37 99 oppure recatevi qui alla LILT di Benevento in Viale Martiri d'Ungheria. Grazie al Presidente. Grazie a voi. Gli appuntamenti: mercoledì 2 aprile alle 11 presso la sede di Confcooperative Benevento in via Mario Vetrone si terrà la conferenza di presentazione del primo infopoint turistico integrato, creato e gestito da un'impresa di giovani donne. Nasce dal lavoro e dagli investimenti della cooperativa Arte Viva di Benevento, specializzata in servizi turistici e culturali. Nello spirito di collaborazione propositiva che contraddistingue la vera cooperazione, l'invito a condividere e sostenere l'iniziativa è stato esteso alle istituzioni locali. Ad illustrare i dettagli sarà Rosaria Del Piano, presidente di Arte Viva. Saranno presenti il presidente di Confcooperative Benevento, Rino Di Domenico, e il delegato di Federcultura, Nicola De Jeso. Partecipano e intervengono il commissario della provincia Cimitile e l'assessore alla cultura del comune di Benevento, Raffaele Del Vecchio.
Convivio filosofico, verità e bellezza verso un'estetica non decorativa, a cura del professor Nicola Sguera, il 2 aprile alle ore 20 alla libreria Luidig di Benevento, al corso Garibaldi. Si svolgerà sabato 5 aprile dalle 15 alle 19 presso il Cineteatro San Marco di Benevento il casting per piccoli ruoli nel nuovo film di Alessandro Siani a cura di Marita Delia, una delle più famose casting director nel panorama televisivo italiano. L'evento è organizzato dall'Associazione Libero Teatro. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare i numeri 320 35 41 913 oppure 393 21 02 565 o scrivere a artelesiafilmfestival@gmail.com oppure liberteatro@libero.it.